Il 2018 è iniziato da poco e l'unità di protezione civile, il fiore all'occhiello della sezione Alpini di Piacenza, è già al lavoro. Sono sempre molto partecipate le riunioni che si svolgono alla sede di Via Cremona e nella prima seduta sono stati tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Inizia un nuovo anno per la protezione civile, stasera la prima riunione del 2018, cosa c'è sul tavolo? E diciamo iniziamo subito col tesseramento, in quanto i nostri volontari sono prima di tutto iscritti nei gruppi alpini di tutta la provincia e quindi qui devono rinnovare il tesserino per poi l'iscrizione, per poi essere ancora, far parte ancora dell'unità di protezione civile sezionale. E poi le varie attività dell'anno, la prima e la più importante è la Dunata Nazionale, si comincia già a parlare adesso in quanto c'è da valutare la presenza o meno delle squadre che vanno a fare i lavori durante la Dunata Nazionale, ma quest'anno c'è una novità, praticamente essendo Trento una città che i giardini sono a livello perfetti e tutto quanto è perfetto, non sappiamo neanche noi che lavori far fare ai nostri volontari. Per cui partiamo come pilota con la cittadella della protezione civile. Abbiamo sempre avuto la cittadella degli alpini, cioè dei militari. Quest'anno faremo anche la cittadella degli alpini con tutte le specialità della protezione civile dell'ANA. Quindi un numero abbastanza importante di volontari che dovranno tornare nella settimana della Dunata Nazionale. Poi dopodiché le solite formazioni, la formazione per tenerci sempre pronti a intervenire nelle emergenze e le tenute dei nostri magazzini, delle attrezzature e quant'altro, anche se parte c'è stata tolta senza il nostro permesso. C'è stato un furto, ma c'è stata anche la richiesta di donazioni da parte di chi ne ha la possibilità e una donazione è arrivata da un gruppo. I gruppi ne sono arrivati da 3 gruppi e insomma qualcosa abbiamo già recuperato. Poi per le varie emergenze ci adopereremo durante l'anno come al solito, però prima di tutto l'iscrizione, le visite mediche, la donata, cioè ci mettiamo avanti con i lavori per tutto l'anno, la formazione. Ed ora conosciamo più da vicino i volontari che formano l'unità di protezione civile della sezione Alpini di Piacenza. Sono volontari sempre pronti ad intervenire in caso di necessità, non stiamo parlando soltanto di calamità naturali come alluvioni oppure terremoti, ma anche dell'attività ordinaria e dunque la pulizia di parchi, di giardini oppure le manifestazioni che regolarmente si svolgono durante l'anno. Nelle prossime interviste conosciamo meglio due volontari storici, Giuseppe Villa e Luigi Camminati. Quando è entrato nella protezione civile? Io sono entrato nel 2002. La prima uscita è stata in Liguria, a Borghetto Vara. Nel 2000, perché sono stato volontariato. Che situazione avete trovato e di cosa vi siete occupati? Una situazione impressionante, macchine una sopra l'altra, case piene di fango, una cosa incredibile. Nel corso degli anni è quella l'esperienza che è rimasta più impressa o ce ne sono state altre? È stata quella di Borghetto Vara, sì. Sono quelle le alluvioni, i terremoti, quelle lì sono più significativi, insomma. Sono quelli che ti danno proprio l'idea di fare il volontariato. Essere alpini cosa significa? Beh, essere alpini significa quello che facciamo, quello che possiamo fare per gli altri. Ah, quello è l'orgoglio personale. Qual è il momento più bello per gli alpini durante l'anno? Ah, quando si trova un amico. Mi fanno trovare degli amici che siamo tutti amici. Quindi la più bella cosa è di trovarsi, qualsiasi anche le donate o qualsiasi ritrovo, va sempre bene. Per gli alpini è la donata che ci troviamo tutti insieme, poi facciamo anche dei lavori, così troviamo degli amici vecchi. Come una famiglia?
Sì, come una famiglia. L'Alpino ritorna venerdì prossimo puntuale alle 20:30 su Telelibertà per tenervi aggiornati su tutte le attività delle Penne Nere.